Buongiorno a tutti dal Milanista Pazzo, siamo qui a registrare questo video del quarto episodio della Serie A simulata. Oggi andremo a registrare la settima e l'ottava giornata, quindi vi lascio al quarto episodio e vediamo come andrà. Ed eccoci qua per il quarto episodio. Vediamo Verona Parma come finisce. Finisce 1-1 tra Verona Parma. Poi abbiamo Bologna Brescia che finisce 2-2. Napoli-Cagliari. Cagliari in vantaggio. Un paio di Napoli, attenzione, gol del Cagliari, finisce 2-1 per il Cagliari. Cagliari che ha fatto un miracolo. Intanto qua abbiamo Spallinter. Vince la Spal che va veramente 2-0 contro l'Inter. L'Inter rimane terzo, la Spal sta cominciando a uscire dalla zona retrocessione. Ora abbiamo Torino Sassuolo. Guarda Torino, il Torino che va a vincere contro il Sassuolo 1-0, supera per ora la Juventus, ora abbiamo Juventus Udinese, tutte e due a parità punti, vediamo come andrà a finire tra Juve e Udinese. La grande 72 però la Juventus si batte in vantaggio, attenzione. Va a vincere la Juventus 1-0. Juventus si porta quindi per ora seconda, aspettando Lecce Genova, vediamo quanto va a finire Lecce Genova. Passo Lecce Genova, pareggio Lecce. Attenzione qua, gol del Lecce 2-1, rimonta il Lecce e va, penso adesso ormai la vittoria, vediamo. Sì, finisce il Lecce 2-1. Ora abbiamo una partita molto importante per noi milanisti tra l'AC Milan, Lecce è terz'ultima, 5 punti, Milan è là vicino, 7 punti. Vediamo come finisce a Roma tra l'AC Milan. La Lazio prova e insegna la Lazio 1-0. Vediamo il secondo tempo, se Milan riesce a trovare il gol del pareggio. No, finché la Lazio, Milan va terzo ultimo, che si sta giocando, no, non va terzo ultimo, ma va a girarsi la retrocessione Milan. Fiorentina-Sampdoria. La Fiorentina si porta in vantaggio, deve essere importante la partita per la Sampdoria. Si sta mettendo male 2-0. La Sampdoria un po' sta calando. Vince. Vediamo. Si vince la Fiorentina per 2-1. Fiorentina che sta aumentando la sua prestazione. Si sta andando un po' verso la salvezza. Roma, Atalanta 2-0 per la Roma, e qua dovrebbe passare
per cambiare la classifica. Entro 1, finisce 3-1, la Roma va seconda a 16 punti, 17 il Verona. Vediamo la prossima giornata, ricomincia con Parma-Spalla. Parma-Spalla con Castrani sullo 0-0, e il gol di Parma in gara. Il Parma gol pareggia le Spalla, attenzione, la Spalla prima è gol di Parma, 2-1. Torna a perdere la Spalla, il Parma si porta 11 punti nella giornata della classifica. Ora abbiamo Bologna e Juventus. La Juventus viene da due ottimi risultati, se non sbaglio, tre. Finisce solo il 0-0 tra Bologna e Juventus. Juventus rimane lì ferma, potrebbe superare l'Inter che va a girare in casa contro il Cagliari. Vediamo se l'Inter si approfitta e supera la Juventus. Vediamo, attenzione, gol del Cagliari, attenzione, 1-0. Gol dell'Inter 1-1, l'Inter va 2-1-3-1, il Cagliari fa il miracolo, vince 3-1 al San Siro. Il Cagliari, vediamo dove è in classifica, è là, il Cagliari sta arrivando là in alto. Ora che abbiamo Sassuolo-Napoli, partita molto fondamentale pur per il Napoli, che si trova a 8 punti. Vediamo. Siamo solo 0-0 ancora. Finisce 0-0 Sassuolo-Napoli. Ora abbiamo Lecce-Udinese, partita tra un po' di avversi e un po' della classifica alta. L'Udinese sta perdendo 2-1 contro il Lecce. Finisce 2-1 per il Lecce. Il Lecce che comincia a andare verso la salvezza. Abbiamo Genova-Milan. Il Milan prima ha perso contro la Lazio e il Milan si porta in vantaggio. Il Milan si porta in vantaggio. Gol pareggia Genova. Finisce 1-1 tra Genova, Milan, e Milan è lì a 8 punti. Ultimo, tra le ultime 6 il Milan. Abbiamo Lazio-Sampdoria. La Lazio prima ha vinto. La Lazio potrebbe spuntare là in alto e passi in vantaggio contro Sampdoria 2-0, è doppio della Lazio. La Lazio 3-0, la Lazio sta salendo 4. La Lazio vince 4-0, si porta a 11 punti, si può dire un punto in meno rispetto alla Sampdoria. Brescia Atalanta, che vediamo come finisce Brescia, mi passa in vantaggio Brescia. Pure, dopo il Brescia, attenzione, Brescia sorpresa un pochino. 3-0, addirittura l'Atalanta sta prendendo colpi. E finisce 3-0 e Brescia supera l'Atalanta. Roma-Torino. La Roma vorrebbe andare a vincere.
La Roma va a pareggiare, ha preso appunti contro il Verona, però è prima della Roma. Vediamo cosa fa la Fiorentina contro il Verona. La Roma aspetta il risultato di questa partita. Siamo sullo 0-0, ergo di Verona. Verona si porta in vantaggio a Firenze. Uno, attenzione, pareggio della Fiorentina, però di Verona, va bene, ancora prima, la giornata è finita, finisce pure l'episodio, vi lasciate un mi piace, condividete, commentate, iscrivetevi sulle pagine Facebook e di Instagram, il mio Instapaccio. E su TikTok, mia lista Pax Official. Ci vediamo al prossimo episodio, che dovrebbe tornare lunedì, quindi lunedì 6 aprile. Per questo episodio è tutto. Mi raccomando, forza Italia, e io resto a casa.